Lenti fumatori, buongiorno. Come vedete, sto caricando per la prima volta una pipa in schiuma di mare intonsa che non manca mai nelle mie vacanze. Sapete che amo fumare questo genere di pipa alternativo alla radica quando sono in vacanza. La sto caricando con un tabacco di cui vi parlerò in questo video e che avrete visto nel titolo. È il Palmetto Balkan, uno small batch, quindi edizione limitata di Cornell & Diehl. Poi vi dirò delle cose in più che non vi ho detto nel video precedente, questa ne è la seconda parte, e poi vi farò vedere qualche immagine di vacanza, insomma, il solito collage. Lenti fumatori, nuovamente buongiorno da Moreno. Questa è la seconda parte del video sulla vacanza, quindi Moreno fumando in vacanza 2023. Nel frattempo vi ho preparato una playlist che si chiama proprio Moreno fumando in vacanza, dove troverete tutti i video di questo genere divisi annata per annata. Ci tenevo a realizzare una seconda parte perché tra i tabacchi che sto fumando in questa vacanza e negli ultimi mesi, ce n'è un altro che mi manca, da portarvi sul canale, che però merita assolutamente. È una EM ed è il Palmetto Balkan. Come vedrete da titolo, che oggi sto fumando in schiuma di mare, avete visto è nuova, l'ho inaugurata proprio oggi in vacanza, ma la vedete, l'avete vista anche intonsa nel video dove faccio vedere tutte le mie schiume di mare di qualche mese fa. Allora, ci tengo proprio a parlarvi del Palmetto Balkan perché mi è piaciuta moltissimo. È una English leggera, quindi non carichissima di latakia, ma molto morbida, ben bilanciata. Tant'è che la sto fumando anche sotto la calura del pomeriggio. Solitamente le English Mixture d'estate, per quanto mi riguarda, per il mio parere, le ho sempre comunque fumate, ma tendo di più a fumare tabacchi Virginia. Il Lagonda, di cui vi ho parlato nel video scorso, lo fumavo principalmente la sera, l'ho fumato anche di giorno, però è un tabacco molto pieno, molto full. Ecco, invece il Palmetto è un tabacco dove si apprezzano tantissimo i Virginia e gli orientali. Allora, dovrebbe avere, ma dopo vi faccio vedere l'unboxing completo, di qualche mese fa al momento dell'apertura, che vi incollerò dopo. Degli orientali. Gli orientali che ha dentro sono l'Izmir del 2018 e il Basma del 2019. Poi ha il Red Virginia, Virginia Rosso, lo stesso degli altri small batch, perché anche questo qui è uno small batch in edizione limitata, quindi il Virginia Rosso, e ha il Latakia che ha avuto un procedimento del tutto particolare. Adesso io non so che procedimento ha, che processo ha avuto, però è un processo che a detta di Jeremy Reeves, di Cornell & Diehl, è un procedimento che tende a imitare, voler arrivare allo stesso risultato appunto del Balkan Sobrani e insomma di quelle miscele di una volta che avevano il Latakia siriano. Ora, io non so se questo esperimento è riuscito o meno, ma posso dirvi che comunque questa miscela, questa English Mixture ha qualcosa di diverso nell'aromaticità delle altre. Il Latakia sviluppa una certa dolcezza, una certa speziatura, credo dovuta anche agli orientali, ma è qualcosa che si stacca molto dalle altre miscele con Latakia cipriota che io ho provato. Non è più buona o meno buona, cioè questo dipende sempre dai gusti, dovete assaggiare voi le miscele, però sicuramente a me ha destato parecchia attenzione, mi è piaciuta tantissimo. Se dovessi dare un voto darei un 8 sicuramente. Appunto per la semplicità, la versatilità, ma la non banalità dei sapori. Ecco, ci tengo a dire che per me ha qualcosa di diverso dalle altre miscele di Latakia, dalle altre English Mixture che sto fumando in questo periodo. Io l'ho trovata in Svizzera, l'ho divisa con un amico. Il prezzo mi sembra abbiamo pagato a testa intorno ai 40 euro, quindi è una miscela che se prenderete da soli è abbastanza costosa, ma diviso in due avete un grosso quantitativo perché sono, mi sembra, 8
8 once, non mi ricordo. Comunque nell'unboxing poi mettete in pausa e vedete anche quant'è la grammatura, quant'è il peso. E comunque feci allora al momento dell'acquisto, feci un paio di calcoli e comunque avevo a testa il quantitativo di 2 tin di tabacco, o forse anche di più, ad un prezzo comunque congruo, perché 40-45 euro a testa ci sta. È il prezzo che più o meno si vende una tin in Svizzera di tabacchi americani, costa sui 22 franchi, 22 euro. Quindi vi lascio con l'unboxing del tabacco. Palmetto Balkan, quindi con una bella palma, una bella luna ben disegnata, la grafica è ben realizzata, con le finte scritte a mano come se fosse appena stata compilata. Qui sono le componenti che vi ho elencato prima. E sì, erano 8 once il peso. Andiamo ad aprire e ci troviamo dei colori molto chiari, punteggiati, sì, di nero, ma anche di un verde come di foglia quasi non curata, molto fresca, dei gialli chiari, dei gialli più scuri, anche l'aspetto e i profumi che si sprigionano sono molto invitanti, fruttati, qualcosa di caramello, qualcosa di uva, frutta matura, ma anche legno speziato, insomma, è molto variegato e invitante. Ora stacchiamo e veniamo a una seconda parte, sempre con l'audio in differita, di questo video. Tra le varie località visitate in questa vacanza c'è anche San Benedetto del Tronto, come l'anno scorso, e quindi anche Floppy Pipe, dove ho acquistato, come se mi mancassero, una nuova pipa, una Ashton Ebony sabbiata, con una bella sabbiatura. Poi vedrete, è quasi un ring grain perfetto, perché la sabbiatura fa il giro di tutta la testa, molto equilibrata, non profonda ma ben visibile. La pipa è una Peer, una forma Peer, una pera praticamente. Il numero è la 219 3X, ma non è assolutamente grande. Ha una vera a sbalzo, quindi in rilievo in argento. È una pipa molto elegante, ma anche molto versatile, che mi è piaciuta moltissimo, che vi faccio vedere qui con telecamera in HD, e poi la vedrete anche mentre la sfumacchio nel video. Bocchino in ebanite, marchiato Ashton, insomma, eccola qua. La sto fumando con il Regent Flake, argomento principale del video scorso, e ora vi faccio vedere anche un po' di immagini. Questo qui è l'eremo di San Venanzio, provincia dell'Aquila. Mi sono addentrato anche all'interno, è un fantastico eremo immerso nella natura, in una gola di un fiume. Come vedete ci passa sotto a un ponte il fiume. È un luogo veramente incantato, immerso nella natura. Ci sono stato ovviamente con moglie e figli, che vedrete in giro o avrete visto, e con una passeggiata di circa mezz'ora si arriva anche a una fonte di acqua solfurea. Vi metto la foto. E insomma, posto pacificante e molto molto bello. Il Regent Flake continua a piacermi moltissimo, sempre di più. Assomiglia a un qualche tabacco di Gewit Hoggart che non riesco bene ancora a identificare, forse al Bright CR Flake, o comunque a quell'anima lì un po' inglese, con tabacco facile ma profondo, sfaccettato, dolce ma non solo, anche fruttato, speziato, come vi dicevo. Bene, spero che vi sia piaciuto questo video. Io tra poco vi saluto, continuo ad ascoltare un po' di musica in cuffia e a rilassarmi. E auguro anche a tutti voi buone vacanze e al prossimo video da Moreno. Ciao!